Buongiorno. Buongiorno e grazie. Giuseppina. Mi porti oggi la giostra? Giuseppina, te l'ho già detto che oggi ho tanto da fare. Ti ci porto domani, eh? Già, e domani sarà troppo tardi. Quelli se ne saranno già andati. Senti, Giuseppina, perché non stai qui con me e vedrai quanto c'è da fare? E se qui non c'è niente da fare? Niente. Santa pazienza. Ma qui non succede mai nulla? Sentila un po', non succede mai nulla. Ma apri gli occhi, guardati attorno. Hai vista tutta la gente che sfila qui? Ne passano di tutti i colori e vengono da chissà dove. Ogni giorno ne salta fuori uno che non si era mai visto prima. E tutti hanno bisogno di me, Giuseppe Rossi, perché se non ci fossi io ad aiutarli, non potrebbero andare avanti. Ti par poco? Pensaci e vedrai come ti divertirai. Oh, guardala lì, non succede mai nulla. Vengo, caro, vengo. Giuseppina, corri, presto! Grazie. Thank you.
male. Veramente scusa. Signora, lei deve... E adesso mi vuoi stare per lui? E adesso un applauso agli sposi. Io il fotografo vi aspetto. Ecco, adesso facciamo meglio un po', vero? Un po' avanti, avanti, mettetevi assieme, no, il bambino può venire vicino di là, oh, eccoci, bravo. Senti? Ah, bene fatto, ecco. Oh. Oh. Ciao mamma, ciao mamma, ciao. Guarda che se non mi scrivi con la ragazza di cui scrivo, ti scrivo tutti gli angeli, mamma. Nell'ordine naturale delle cose, che i figliuoli a un certo punto lasciano il nido natale e se ne vanno, e se ne vanno a creare nuove famiglie per la gloria. Successo. Attento, attento. Aia, aia il cappellino. Tieni il volante, vai. Dammi una mano, su. Crico. No, mi spiace. Ci penso io allora. La ruota. Calma, calma. Su, per favore, la prego, abbiamo fretta. Un po' più svelti, per favore, su.
Quant'è, per favore? Ok, grazie. Va bene? Speriamo bene adesso. Giuseppina, numero 5. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. 20 litri, eh? Grazie. Mangiare, pronto? Eccoci. Wow! E allora, Giuseppina, ti sei divertita? Sì, ma... Come mai? Ma io alla giostra ci voglio sempre andare. Ah, santa pazienza. Te l'ho detto che ti ci porto domani. Signor Rossi? Che c'è? Mi dà un po' di benzina? Certo, signor Beppo. Quanti litri? Dica pure, quanto? Non lo so. Ma che cosa facciamo? Io riempio il serbatoio e sarà a posto. È pieno zecco. Grazie, signore. Prego. Perché perdi tempo con Beppo? Ha 6 anni, non è mica un personaggio importante. Tutti sono importanti, Giuseppina mia, tutti. E adesso a mangiare.